Alla fine finisce a suon di reti il match a porte chiuse giocato al Seneto tra Agregas e Nova Gioiese. Troppo evidente il divario tecnico tra le due squadre che, con la compagine ospite che, nonostante il risultato tennistico, va ugualmente ammirata per la generosità espressa sul rettangolo di gioco ed onorata da con i propri giovani della Juniores, la maglia viola in attesa di tempi migliori. In poche parole non c'è stata partita e si è visto sin dai primi minuti, infatti dopo appena un paio di minuti un calcio di rigore in favore dell'Agregas trasformato da Grillo regalava il primo vantaggio biancazzurro, che dopo 3 minuti raddoppiava con Di Stefano. Nova Gioiese in balia dell'Acragas, con quest'ultima che continuava a giocare senza forzare più di tanto e chiudeva il primo tempo in vantaggio di 2 reti. Nel secondo, Mister Coppa cambiava qualche pedina, la compagine di casa iniziava a pigiare sull'acceleratore e così riusciva a segnare per ben altre 4 volte. Ad inizio ripresa, 53esimo, si registra una maldestra autorete del giovane ospite Montefusco, mentre al 65esimo Marrale di tacco portava a 4 le reti. Poi spazio agli ultimi arrivati e proprio con il debuttante Casa di Dio all'80esimo arriva la quinta marcatura, mentre 5 minuti dopo liga arrotonda a 6 il compito dei gol segnati. Adesso si ritorna in campo mercoledì prossimo 17 gennaio con l'Acragas impegnato in trasferta a Sant'Agata Militello contro la locale compagine peloritana del tecnico Michele Facciolo, attualmente posizionata al 6º posto. Una sfida che si presenta difficile perché dopo la sconfitta subita da quest'ultima a Vibo Valentia con il minimo scarto. Ed ora spazio alle interviste di fine gara. Sì, era importante l'approccio perché se non fosse stato di questo tipo, come siamo stati noi bravi oggi ad iniziare questa partita, ad approcciare questa partita, che sono partite che poi possono anche complicarsi. Dopo il 2-0 non mi è piaciuto, abbiamo avuto un calo di intensità e questa cosa non va bene, ne abbiamo discusso dentro lo spogliatoio e infatti al secondo tempo abbiamo ricominciato come abbiamo iniziato il primo tempo. Queste sono partite che vanno approcciate subito bene per chiuderle, quindi bravi, bravi all'inizio del primo tempo e bravi all'inizio del secondo tempo. Alcuni gol sono arrivati anche attraverso belle trame di gioco. Sì, no, no, noi quel tipo di situazioni, quel tipo di linee, quel tipo di giocate ce le abbiamo e quando siamo anche con un po' di lucidità, di serenità dentro, riusciamo ad esprimerci anche bene, però oggi bisogna essere soprattutto concreti anche visto le condizioni del nostro campo perché piove da una settimana ed era assolutamente impraticabile, per cui noi abbiamo cercato innanzitutto di essere concreti e lo siamo stati, ripeto, nella prima parte del primo tempo e nella prima parte del secondo tempo, però non do per scontato il risultato di questa partita perché devo dire che sono stati bravi ragazzi ad approcciarla nel modo giusto, altrimenti poteva anche non andare così. Guardando la classifica, una vittoria che vale doppio, 3 punti pesanti. Sì, io durante la settimana ho detto ai ragazzi, l'ho detto anche nell'intervista alla vigilia, secondo me questa partita valeva 6 punti, visto anche gli scontri diretti delle altre squadre. E quindi ci siamo fatti trovare pronti, i ragazzi hanno capito l'importanza della partita e sono contento. Adesso la sfida in trasferta contro il Sant'Agata, altri punti importanti per la salvezza di entrambe le formazioni. Andiamo a giocare contro una signora squadra perché sta facendo un grandissimo campionato, è una squadra che gioca bene al calcio, però sono contento, andiamo a giocare in un fondo che secondo me ci consentirà di esprimerci come piacerebbe esprimerci sempre ogni domenica anche a noi, per cui secondo me sarà una bella partita aperta a qualsiasi tipo di risultato. Da martedì, da domani io inizio a preparare questa partita, con i ragazzi ci rivediamo martedì per fare rifinitura. Come commentare? Diciamo che un 6-0 è difficile commentarlo, però voglio dire, da 3 giorni che siamo qua abbiamo preso le redini, diciamo, della squadra, ma io più che altro vorrei ringraziare questi ragazzi che si stanno sacrificando da più di un mese, si sono messi un po' alla gogna, scusatemi il timbro, ma
sono messo un po' alla voglia, però bisogna solo ringraziarli. Adesso purtroppo arriviamo in una settimana dove avremo 3 partite, in una settimana, sperando che, diciamo, la società già sa che servono determinati elementi, si sta lavorando, ovviamente non è mai facile tesserarli poi in un paio di giorni, quindi adesso dobbiamo solo pensare a lavorare, migliorare questi ragazzi che al momento ci sono. Sì, abbiamo fatto un approccio importante alla gara, che era importantissimo approcciare nel modo giusto questo tipo di gare. In settimana avevo parlato con la squadra, gli avevo detto che secondo me era una delle partite più delicate da affrontare in questo girone di ritorno, perché al di là che avevo visto un po' di immagini, ampie immagini della Gioiese, una squadra che corre tanto, che è messa bene in campo e ha anche fisicità. Il campo, sappiamo le condizioni, quelle che sono, perciò devo fare un plauso ai ragazzi perché hanno approcciato nel modo giusto la gara. Poi per il resto penso che la partita l'abbiamo vista e secondo tempo siamo entrati in campo nuovamente pimpanti, li abbiamo presi alti, abbiamo dato il ritmo alla gara e poi sono soddisfatto degli innesti nuovi, dei giovani, Casa di Dio, Inzerillo, Liga, ragazzi che sono stati chiamati hanno risposto presente. Questi 3 punti che valore hanno nella classifica dell'Acragas? Ma un valore importantissimo. Guardando anche gli altri risultati, mi dicono che le partite sono finite tutte, è come se abbiamo preso 6 punti, perché abbiamo dato un buon distacco un po' a tutti, sapendo che il nostro obiettivo è sempre quella cifra che ho detto il primo giorno che siamo arrivati.